Assolutamente, noi siamo dei privilegiati, siamo 60, rappresentiamo oltre 1,5 milioni di sardi, rappresentiamo le speranze del futuro dei sardi e quindi dobbiamo volare alto, non dobbiamo occuparci soltanto delle questioni territoriali, ma dobbiamo cercare soluzioni che riguardano tutta la Sardegna. Presidente, lei è anche segretario del Partito Democratico, che cosa farà? Io convocherò subito la direzione, parlerò col presidente del partito e insieme agli organismi di partito troveremo la soluzione per il Partito Democratico. Presidente del partito, che tra l'altro è anche vicepresidente della regione. Esatto, infatti credo che noi oggi abbiamo fatto una scelta con Giuseppe che è dettata soprattutto da un aspetto politico. Con Giuseppe Meloni e col partito abbiamo creduto moltissimo nel campo largo, abbiamo creduto moltissimo nella scelta di una donna presidente, espressione dei 5 Stelle. Siamo trovati a un bivio, che era quello di non abbandonare questa scommessa politica, di non abbandonare questo progetto, di esserci in prima linea a continuare in questo progetto che non era soltanto un cartello elettorale e che vuole essere veramente un progetto politico, ma soprattutto un progetto per risolvere il problema della Sardegna. Quindi ci siamo sentiti insieme di continuare a sostenere la Todde, a sostenere la coalizione con ruoli chiave. Questo progetto sembrava esportabile invece. Devo dire che le fatiche sono tante, per il momento mi faccio carico delle fatiche della Sardegna. Grazie. Grazie.